che ci riconcilia col mondo un 3-0 che ci riconcilia con, eh, con noi stessi probabilmente perché questo è un momento in cui forse abbiamo avuto la sensazione di esserci un po persi ci siamo persi nel momento in cui siamo stati costretti a salutare Daniele ci siamo persi eh, con i risultati eh, deludenti indubbiamente di questo inizio di stagione ci siamo persi con i tanti problemi societari di questi, di questi mesi, non solo di questi giorni, perché eh, la gestione del caso di Bala, la gestione del caso Zaleschi, le dimissioni di Lina Sulucu di domenica scorsa. Il fatto che il nostro tecnico Ivan Juric abbia ammesso candidamente di averlo saputo da, dalla televisione e non, e non dalla società. Eh, certi silenzi che ci sono stati sul, sulla vicenda stadio o le voci insistenti che continuano ad essere alimentate e ad alimentarsi eh, sulla eh, possibile vendita. Della, della società ecco tutto questo lascia un senso di vuoto dentro trigoria sicuramente ma non solo dentro trigoria anche dentro ognuno di noi dentro noi tifosi prima ancora che giornalisti o addetti ai lavori dentro tutti quelli che hanno a cuore la roma ed è lo stesso vuoto palpabile che abbiamo percepito quando non abbiamo visto un rappresentante della società ai funerali di Giacomino Losi lo scorso anno o abbiamo visto una eh, sparuta minuta delegazione della Roma ai funerali di Ernesto Alicicco, dove pure invece Daniele De Rossi è andato, ecco, quello è il vuoto che quel 3-0 ha in parte riempito, eh, perché ci ha ricordato che poi, alla fine, quello che ci interessa davvero è il campo, quello che ci interessa è vedere. La Roma correre e vedere quegli 11 ragazzi dietro, dietro quel pallone. Noi, la scorsa settimana, proprio da, da qui, da 100.000 voci, abbiamo auspicato che le 100.000 voci dei tifosi servissero a mandare un messaggio a chi ha la proprietà del club, alla famiglia Friedkin, per spiegargli un po' che cos'è Roma e che cos'è la Roma. I Friedkin hanno risposto, hanno risposto con una nota in cui hanno detto tante cose, hanno salutato Daniele finalmente, hanno eh, chiarito alcuni eh, passaggi circa eh, le voci che si rincorrono eh, sulla cessione o sulla eh, dismissione di interesse da parte della famiglia Friedkin nei confronti della Roma l'acquisto dell'Everton è un campanello d'allarme che non dobbiamo sottovalutare. Dan e Ryan Fridkin ci hanno detto a tutti noi apprezziamo le vostre opinioni e vogliamo assicurarvi che le ascoltiamo. Ecco sì, vogliamo assicurarvi che le ascoltiamo. Siete l'anima della società e il nostro obiettivo è quello di rendervi orgogliosi. E allora se le 100.000 voci della scorsa settimana servivano... A spiegare a Dan e Ryan Friedkin che cos'è la Roma, che cos'è Roma e che cos'è la Roma, oggi le 100.000 voci di questa sera servono a spiegare a Dan e Ryan Friedkin come renderci orgogliosi, come interpretare quel sentimento che ci accomuna tutti, quelle 100.000 voci dello stadio, quelle 100.000 voci dell'inno, quelle 100.000 voci che noi. Modestamente cerchiamo di rappresentare ogni settimana nel corso di questa trasmissione. Allora, le 100.000 voci di oggi, come detto, sono ancora una volta per Dan e Ryan Friedkin. Rendeteci orgogliosi e sappiate che per farlo non serve necessariamente un trofeo. Siamo stati orgogliosi di Roma e che i trofei non li sfioravano nemmeno. Per renderci orgogliosi, dovete essere la Roma, dovete essere noi. Buonasera. Ben trovati su 100.000 voci. Benvenuti a Simone Altobelli. Buonasera a tutti. Rumbe Della Rocca. Buonasera buonasera a chi ci ascolta e ci vede. Ed Andrea De Angelis. Grazie Alice. Saranno con noi questa sera Guido Dubaldo e Francesco Pastorella, come sempre il nostro straniero vivo Manca e i ragazzi di Notte Giallorossa, Andrea Mari, Marco Sattarelli e Fabrizio Paperino Fortunati. E allora? E allora, 3-0, 3-0, tra poco avremo il primo ospite di, di, questa, di questa nostra serata, eh, 3-0, il 3-0 con cui si presenta Ima Juric. E allora, partiamo proprio da questo biglietto da visita. Simone. Ma io ho visto una Roma vimpante, questo me lo aspettavo, per semplice motivo, quando c'è un cambio di, di allenatore, è normale che i giocatori... Non possono più attaccarsi a niente nel senso hanno, hanno l'ultima chance per dimostrare e dimostrare al nuovo tecnico che, che sono giocatori importanti e che la Roma è una squadra importante. Hanno dimostrato di, di aver appreso subito le piccole in tre barra quattro allenamenti che hanno fatto, le piccole nozioni che ha dato Juric. Dal mio punto di vista, ho rivisto anche la partita in TV un paio di volte. Devo dire che ha cambiato totalmente a livello sia di pressione, ma a livello anche psicologico, che non è facile, ripeto, dopo tre giorni di allenamenti. e Ha dato un impatto importante. Quindi li ho visti veramente carichi e allo stesso tempo vogliosi di riscattarsi dopo delle prestazioni deludenti. Ruben? Eh, mi allineo a quello che sta dicendo Simone, che ha detto: Simone, io ho visto una Roma diversa dal solito in assoluto negli schemi, perché tanto è una Roma che ha giocato a tutto campo in maniera aggressiva. Come piace a noi, perché a noi poi piace una Roma che aggredisca l'avversario e non che lo aspetti e si lasci e si consegni al gioco avversario. Andrea, ho visto una Roma molto tonica, mi sarebbe piaciuto vederla anche le altre giornate. Ho visto qualche giocatore dare qualcosa in più. E se serviva andare via, mister De Rossi è un peccato, perché probabilmente qualcosa in più si poteva dare anche con mister De Rossi, anzi, sarebbe stato molto apprezzato dalla tifoseria e punto a capo. Ti fiamo solo la maglia, speriamo che quella maglia poi ci renda orgogliosi come hai detto tu appunto nella introduzione. Noi abbiamo chiesto attraverso le nostre pagine social a tutti voi eh, come vanno accolte le eh, dimissioni di Lina Sulucu Allora eh, il sondaggio è, è stato questo: si è dimessa la CEO Lina Suluku, che effetti ora per la Roma? le due possibilità che abbiamo dato sono queste, è un bene, meglio che se ne sia andate, è un male, la società ora è lo, è lo sbaraglio. Il risultato è netto, il 78% delle persone eh, che eh, abbiamo contattato, che ci hanno, che hanno risposto al sondaggio, ci hanno detto che è un bene, è meglio che se ne sia andata. Ruben, è un bene che se ne sia andata l'Ina Suruku? Beh, intanto la presenza della ex eh, CEO della Roma è stata dall'inizio contraddittoria Andrea perché in realtà noi non abbiamo ben capito quale fosse la strategia vera della Roma sia in sede di mercato sia in sede di prospettive tant'è vero che se il progetto era quello di fare una Roma dei giovani andava detto e raccontato ai tifosi bene ma poi dovevamo proseguire con quel progetto per esempio, voglio tornare sulla cessione di Bove ma è un segnale contraddittorio rispetto al fatto di aver tenuto invece in squadra altri senatori Detto questo, eh, io credo che in questo momento eh, fosse necessaria una scossa a livello societario. Ovviamente eh, dispiace che la Suroqua abbia lasciato per le minacce, perché quelle non vanno bene a nessuno e contro nessuno, perché sempre di calcio stiamo parlando. Certo è che questa società a questo punto dovrebbe necessariamente eh, garantire eh, delle presenze che poi rappresentino dei. dei titoli professionali che stanno mancando. Non ultimo, la, diciamo la settimana scorsa Andrea, la, la comunicazione. Speriamo che in questo senso il nuovo CEO e una comunicazione adeguata finalmente chiariscano dove sta andando la Roma. Basta saperlo. La Roma da questo punto di vista sappiamo che si sta muovendo. La famiglia Fritkin ha dato incarico ad un paio di società internazionali di identificare una figura come nuovo amministratore delegato, come nuovo CEO, ma... Uh, sappiamo che sono stati presi i contatti anche per altre figure perché, come dicevi tu, Ruben, alla Roma non manca solo l'amministratore delegato, manca un direttore generale, eh, manca un responsabile della comunicazione, manca un responsabile del marketing. Oggi la Roma è svuotata completamente. Lo dicevo prima eh, al proprio interno eh, di tutte quelle figure che sono fondamentali per comporre eh, un organigramma che punti poi a, ad ottenere qualcosa, indipendentemente da che cosa poi si voglia eh, ottenere. Eh, Oggi a rappresentare la società c'è solamente l'avvocato Lorenzo Vitali che eh, è un consigliere generale, general counsel della della Roma e che è entrato dentro Trigoria e che ancora oggi ha il compito principale di occuparsi della vicenda stadio. Attualmente è l'unico dirigente rimasto dentro Trigoria, vanno ovviamente eh, identificate tutta una serie di eh, personalità. Simone, la Roma svuotata da Lina Sulugo perché questa operazione di svuotamento l'ha portata avanti lei in prima persona. Ora, senza Lina Sulugo, potrà trovare, secondo te, quelle eh, figure che mancano. Sono felice che hai introdotto questo argomento perché io ho giocato dagli anni 90, fino agli anni 80, fino al 2004. Io non ho mai visto attualmente, non solo nella Roma, quindi parliamo di Roma, poi adesso vado nello specifico. Non ho mai visto eh, più un, un team manager, un direttore sportivo, un direttore generale... Altri è l'unico che abbiamo. Messo, chi no, nel senso, nel senso che tante figure, tante figure stanno scomparendo per il semplice motivo perché adesso con l'introduzione da 15 anni a questa parte anche dei procuratori che fanno il mercato delle società e creano dal mio punto di vista molta confusione, bisogna ristabilire un attimino i ruoli per far sì che... Le società camminano in un certo modo. Le società devono avere dei riferimenti come ce lo devono avere i giocatori. Io, quando non andavano le cose, andavo dal direttore sportivo che faceva del filtro per il direttore generale. Dal direttore generale, i mal di pancia li, portava, li portavano al presidente, e da lì poi c'era una piccola conclave o riunione, chiamiamola come vuoi. Ma stanno scomparendo queste figure. Io spero che la Roma, la Roma ha bisogno di questo. E spero che la Roma più breve tempo possibile riesca a colmare questo gap l'altra cosa che volevo dire anche tanto tornando a, a bomba ci cioè vogliono delle figure importanti che hanno fatto calcio delle figure storiche delle figure che danno che sanno e sentono il profumo e il sapore del bene e del male dentro lo spogliatoio come è successo al milan come è successo in altre società come è successo alla roma roma ha bisogno di una figura importante che ha dato tanto a questi ragazzi, che ha dato tanto alla Roma, che ha dato tanto ai nostri tifosi ed è giusto avere una, una persona di calcio dentro la società. Allora vi ricordo che noi siamo in attesa del primo collegamento che magari adesso proviamo a sollecitare in qualche modo, intanto magari vediamo la classifica, così vediamo un po' come si è smossa la classifica della Roma. Allora, al primo posto roviamo il Torino con 11 punti, al secondo posto il Napoli con 10. Al terzo posto l'udinese con 10 al quarto posto juventus con 9 e vediamo che la roma che la roma attualmente a 6 punti. Sì, punti ed è tornata sulla colonna giusta della sì. della classifica dove adesso deve, deve salire deve ecco guardate come cambia la, la, anche la, la, la percezione no si passa eh, da eh, eh, da, da, dalla colonna di destra eh, alla colonna di sinistra con una sola partita guardate quanto è corta la classifica eh, sono cinque i punti che ci separano dal primo posto ma soprattutto sono tre i punti che ci separano dal eh, dal quarto posto che è l'obiettivo dichiarato di, di questa di questa di questa società e quindi insomma eh, la classifica si è eh, mossa eh, si è mossa, si è mossa velocemente. Tra l'altro potete vedere che alcune squadre idolatrate per certi versi, come l'Atalanta per esempio, eh, ieri ha perso nel posticipo con il Como e ed è, attualmente si trova a pari punti eh, con, eh, con, con la Roma. Eh, e quindi insomma le, eh, le cose si stanno, si stanno muovendo in in questo senso ecco e si muoveranno eh, anche eh, con le prossime partite che poi che poi vedremo ce n'è una eh, domani sera importantissima la prima di, eh, di coppa di questa stagione per la roma e la prima in assoluto di coppa da allenatore per iurici cioè, allora qui eh, vengo a, a, a simone simone eh, si paga l'inesperienza in una prima partita di Coppa, Juric non ha mai giocato Coppa. No, dal mio punto di vista, no, perché l'impostazione e la determinazione e la qualità che ha dato Juric in questi tre giorni, compresa il quarto giorno della partita ufficiale con l'Udinese, sicuramente riproporrà quello che è la situazione, eh, come diceva Ruben, di uomo contro uomo, di pressione alta, di, line di linearità nel, nel, nello svolgere anche, anche le giocate che in quel poco tempo è riuscito a, a determinare comunque sia la, prese, la, 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 la presenza di Yurice è importantissima perché l'ho visto ho visto anche degli allenamenti ho, ho ascoltato anche delle persone che stanno all'interno mi hanno detto che è una persona molto molto determinata e va oltre l'ostacolo cerca di portare alto il ritmo de, dei suoi ragazzi anche se è inesperto su, sotto questo punto di vista in Coppa, ma le partite si giocano 11 contro 11, non, non si definiscono in base al campionato o alla Coppa, comunque sia una partita di calcio. E le, per me la imposterà allo stesso modo. Eh, sì, eh, la imposterà nello stesso modo, vedremo ovviamente se eh, così, eh, se, se riuscirà a farlo. Eh, Stiamo vedendo. Scusa se stiamo un po' stravolgendo la scaletta, stavamo vedendo le, le prossime partite della Roma. Dice allora, vediamo quali saranno i prossimi impegni esatto. della, della Roma. Allora, come già abbiamo anticipato prima, domani alle 21, la prima di Europa League contro l'Allembert Bilbao. Domenica alle 15, in casa contro il Venezia. Poi abbiamo il 3 ottobre, sempre Europa League fuori casa contro la squadra svedese Erzborg. Infine, il 6 ottobre, Monza Roma. Sono Quattro partite, ne vediamo in grafica tre, ma sono quattro partite che possono cambiare un po' il volto a questo inizio di stagione della, della Roma, intanto da domani eh, con, eh, con la partita di coppa. E, dal punto di vista della, eh, della formazione, vi aspettate qualche novità, Simone e poi Ruben? Ah, io penso in questo momento non può cambiare per semplice motivo. Bisogna vedere solamente lo saprà lui insieme ai suoi, ai suoi collaboratori, ai suoi medici, massaggiatori. Se qualcuno è stanco, ha avuto qualche botta, oppure non è pronto per questa partita. poi dal mio punto di vista, penso che scenderà in campo la stessa formazione, anche perché poi insomma è, ha fatto anche delle trame importanti. Mi è piaciuta moltissimo. Quindi penso che, che andrà con gli stessi 11 in campo, Ruben. Io credo che un piccolo turnover dovrà esserci necessariamente anche per cominciare a inserire, per esempio, Hummels, Andrea e cominciare a far fare anche a lui qualche partita. Eh, mi aspetto, ermoso titolare. Certo, è eh, come dice Simone. Comunque, stiamo trovando un assetto e giustamente Juric punterà comunque tatticamente su quell'assetto. L'importante è capire che queste partite, come tutte quelle che verranno a seguire, proprio per il dispendio di energie che la Roma metterà in campo, andranno giocate in 16. Quindi in questo senso, comunque, a partire dalla squadra titolare i cambi saranno fondamentali. E poi aggiungo, Andrea: eh, sì, è vero che per Iuri c'è un esordio, ma noi abbiamo giocatori di esperienza internazionale, giocatori che hanno giocato agli europei, giocatori che hanno giocato ai mondiali. Quindi, in no, questo senso. europei. Tra l'altro, che hanno anche vinti, quindi hanno giocato finali di Coppa. Io credo che stia anche ai giocatori. Eh, abbiamo, anche, abbiamo anche due giocatori che hanno vinto il mondiale. Non ci lo dimentichiamo esattamente di Bale e Paredes quindi abbiamo due campioni del mondo in squadra. Io credo che alla Roma non manchi l'esperienza per poter affrontare questa Europa League da come una delle squadre favorite al titolo. Eh, speriamo, speriamo. Eh, anche qui mh, abbiamo raccontato in apertura eh, di che cosa significhi essere un tifoso eh, della Roma, che cosa significhi eh, per noi eh, la Roma, non solo. Per chi è nato a Roma, anche per chi non ha avuto questa, questa fortuna e ha avuto disgrazie diverse. E allora, come ogni puntata, dedichiamo un paio di minuti proprio a chi eh, vive fuori i confini del grande raccordo anulare, il nostro straniero Ivo Manca. Buonasera e come sempre, Forza Roma. Eh, io volevo fare coming out, come avrete già notato la scorsa settimana, la mia amarezza è tanta e io sono profondamente innamorato di Daniele Verossi. E non vederlo più sulla nostra panchina per me è una coltellata, perché era, era un sogno riaverlo con noi, almeno da, da parte mia. Reputo il suo esonero eh, senza senso, sia da un punto di vista tecnico, in quanto seppur i punti... In classifica erano veramente pochi, eh, le prestazioni ci, ci sono state, e non ci hanno dato dei rigori, abbiamo preso dei legni e quindi secondo me valeva vale la pena continuare. Ma detto ciò, non posso che essere oggettivo nel descrivere la prestazione della Roma con l'Udinese come la più bella da non so quanto tempo, onestamente. E un 3-0 che non, non lascia spazio a interpretazioni. Eh, Eravamo su tutte le seconde palle, eravamo aggressivi. L'Udinese non sapeva cosa fare, cacciava via il pallone quindi, tanta tanta roba. Per carità sì, è normale che ci sia una prestazione del genere alla prima partita con il cambio allenatore. Eh, ma se il buongiorno si vede dal mattino la, la strada è quella giusta. Poi è stata, sono stati giorni intensi. Eh, le dimissioni della SEO, eh, la contestazione della Curva Sud, il comunicato di Dan Ryan Freeding dopo l'acquisizione dell'Everton. Eh, dove comunque ribadiscono il loro impegno verso la Roma, eh, con un pensiero anche appunto a De Rossi. Eh, la tempistica è un po' dubbia, eh, viene il giorno dopo appunto la contestazione della Curva Sud, ma crediamo alla loro buona fede, perché d'altronde l'unica cosa che conta è, è la Roma, e quella è sempre soprattutto, anche sopra Danielino De Rossi, per quanto il mio amore per lui sia immenso. Sempre forza Roma! Adesso abbiamo la pubblicità. Rimanete connessi, ci vediamo tra poco. È una tribuna Tevere che entra mesta allo stadio domenica. Entra mesta perché è arrabbiata, perché è delusa, perché è intristita dalla mancanza del proprio mister, Daniele De Rossi, un romano de Roma che eh, manca terribilmente a questa tribuna domenica, anche per le modalità in cui viene mandato via. I Fritzky poi ci dicono che eh, sono attenti ai valori eh, della tifoseria giallorossa. Ecco, questi valori sono stati un po' calpestati, diciamolo e questa entrata in tribuna è un'entrata particolarissima in un clima surreale perché ci voltiamo a sinistra entrando in tribuna e manca la curva sud che come abbiamo detto è il cuore del tifo giallo rosso, la tevere è l'anima ma la sud è il cuore nel frattempo questa mezz'ora scorre tra Mugugni fischi al capitano e questi fanno male perché veder fischiare i giocatori della Roma durante la partita non è mai bello però è comprensibile, comprensibile perché la tifoseria romanista è stata delusa e tradita come un amante tradito. Arrivano i gol e finalmente ci si rinfranca, arriva la curva sud e ci si rinfranca ancora di più perché finalmente parte il tifo. E come dicevo prima, tifiamo la maglia, ma tifiamola. E io mi auguro che già dalla prossima partita, da domani sera eh, in Europa League, finalmente ritroveremo quella compattezza tra squadra e tifo che ci dovrà necessariamente portare alle vittorie, perché non si può eh, stare in un clima surreale come è accaduto domenica scorsa, ma un clima assolutamente comprensibile e condivisibile. La curva si è espressa, i tifosi sono espressi, ora sta ai fritchi, alla società, sta ai giocatori, farci rinnamorare, ma ripeto, siamo innamorati, delusi e un pizzico traditi. Però intanto questo 3-0 ci fa bene, ci fa ben sperare, ci fa ripartire, speriamo che veramente la stagione della Roma parta adesso. È un 3-0 all'Udinese, un Udinese che mh, nei vecchi cuori giallorossi ci fa pensare immediatamente a un giocatore che è stata eh, una pietra miliare degli anni 90 della Roma, un bomber Abel Balbo. Abel Balbo è un giocatore argentino nato nel 66, il primo giugno. Viene comprato dall'Udinese eh, dal River Plate, quando aveva già una carriera da bomber, e dopo alcune stagioni in maglia friulana viene acquistato dalla Roma nel 1993. E parte una bellissima stagione per Abel Balbo con i colori giallo-rossi, che lo porterà a giocare per cinque anni con la nostra maglia, a vestire anche la fascia di capitano, per un totale di 182 volte eh, come presenze, con 87 gol. E di quei gol ce n'è uno al quale noi romanisti siamo particolarmente affezionati: è quel Lazio-Roma 0-3 con Balbo, Fonseca, Cappioli, appunto, che sono i marcatori di quella domenica, con quella corsa sfrenata di Carletto Mazzone. Che portiamo tutti nel cuore, sotto la curva sud a braccia levate, di quel derby che era stato presentato dal Corriere dello Sport e da altri giornali: 11 contro 11, 11 laziali e vincevano, eh, messi a confronto con gli 11 romanisti. E Carletto Mazzone aveva riempito gli armadietti dei giocatori della Roma con i titoli dei giornali di quella settimana. La Roma entrò aggressiva in campo, non diede scampo alla Lazio, un 3-0 fantastico. E a Balbo ne fu protagonista, allo stesso tempo però protagonista anche di una lite storica con, con Mr. Zeman. Parliamo dell'anno in cui, poi, viene ceduto nel 97-98. Abel Balbo, in un Roma-Bari, viene sostituito da Zdenek Zeman, e uscendo dal campo il suo labiale è contro i trascorsi bianco-azzurri di Zeman. Eh, una lite che rimane memorabile e furibonda tra i due. Balbo viene ceduto la stagione successiva per poi tornare, un pochino più maturo, a fare da chioccia a Totti, Montella e Batistuta, perché sarà presente nell'anno dello scudetto della Roma di Capello. La più bella battuta, io credo l'ho sentita in tribuna d'Ever, appunto, alla sostituzione di Balbo, e questo è in assoluto rappresenta il tipo della Roma. Uscendo, il mio vicino di stadio, il mio vicino di seggiolino, disse «Balbo, lascia dieci sacchi per campo». Questa sta in questo sta l'inonia del tifoso romanista. In effetti Balbo non aveva, come si dice in gergo, strusciato palla quella domenica, ed era qualche domenica che succedeva. La battuta di Sagratori era quella che difendeva Zeyman per certi aspetti, ma è anche vero che nel frattempo Balbo avrebbe meritato un rispetto maggiore, tant'è vero che torna poi eh, a vestire la maglia giallorossa e vince uno scudetto e una supercoppa. Tutto questo è tifo dalla tribuna Tevere, ecco perché è bello raccontarlo, perché il cuore del tifo Giallo Rosso, l'anima del tifo Giallo Rosso, assieme alla Sud, agli altri settori, ma in assoluto la Tevere rimane quel coagulo di romanità che anche domenica si è espressa e si è espressa ricordando Mister De Rossi. Andiamo avanti con Iuric, forza Iuric, forza Roma e tifiamo questa benedetta maglia, e basta coi fischi perché adesso la Roma va, va aiutata. Grazie, grazie Ruben allora, adesso accogliamo con grandissimo ancora piacere... Ancora non lo abbiamo. Ancora non lo abbiamo, abbiamo. Ancora, okay. non ancora, eccolo, eccolo, lo sto vedendo adesso in collegamento, quindi prego Alice. Ok, allora accogliamo con grandissimo piacere Francesco Pastorella, Rothschild Dynasty Senior Executive, già Director Sustainability e Community Relations Department della Roma e allora accogliamo veramente con grande piacere Francesco Pastorella grazie per essere con noi questa sera Francesco grazie, grazie davvero bellissimo lo sfondo che ti inquadra la SR dietro ah, eh, sì, eh, vabbè, casa. Così. grazie Francesco Buonasera a tutti allora, eh, intanto vabbè, eh, noi ti conosciamo per le tante cose meravigliose che hai fatto, che hai fatto a Roma eh, eh, la prima domanda che voglio farti è proprio rispetto a questo passato eh, qual è la cosa che ti è rimasta di più nel cuore, delle tante iniziative che hai portato avanti? Allora, intanto grazie per l'invito e buonasera a tutti. E... Premetto subito che quello che ho fatto io, io sono stato uno strumento della società perché la società voleva realizzare queste iniziative. Poi, ovviamente, per me è stato facile perché essendo romano e romanista. Eh, sapevo quello che volevo come tifoso, sapevo quello che succedeva nella società, nella città e, e avendo questi, io li chiamo i social radar, tutti questi punti importantissimi di connessione nella città, chiedevo semplicemente loro eh, di informarmi, di tenermi aggiornato su qualunque possibilità, su qualunque opportunità. Quindi il modello che abbiamo messo in piedi è stato quello di coinvolgere sin da subito non soltanto, quindi il tifoso non era più spettatore, ma era partecipe e artefice del, del progetto, che poi diventava suo, come giusto che sia, e quindi aveva un'eco mediatica, un ritorno, una percezione sicuramente diversa, ma questo l'ho fatto perché la società voleva che io riavvicinassi la, la, la società alla città, perché veniamo dalla gestione precedente. Quello che, che, che sento più mio, che, che mi fa ancora piacere, è anche l'affetto dei tifosi che quando, quando mi incontrano, mi sentono, mi scrivono, eh, sono, mi, mi danno attestati di, di stima eh, che ti inorgogliscono perché poi alla fine dici: allora bene, allora tutti quei sacrifici, tutto, rispondere a tutti, 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 qualunque ora, qualunque giornata. Eh, significava eh, significato avere la riconoscenza è, quella, è quello che ti dà la forza per andare avanti a proposito di questa riconoscenza ti riporto vabbè lo sai sicuramente perché c'è una persona che, con cui io lavoro collaboro che mi parla sempre meravigliosamente di te che è Tonino Cagnucci quindi insomma già avere la stima di Tonino per un romanista è tanta roba e eh, Tonino abbiamo e lavorato sì. insieme insieme a lui abbiamo realizzato tante cose abbiamo introdotto la scuola di romanismo poi ripeto lui la memoria storica della Roma, romanista vero, e è una persona che, che se parli di Roma gli brillano gli occhi. Quindi è stato facile per noi ideare, per, eh, coinvolgere, eh, è stato meno facile in alcuni momenti realizzarle, ma abbiamo lottato come quando lui mi suggerì eh, di, di, di dare i biglietti alla, alle persone che erano andate a bodo. E in un primo momento era stata, vi racconto questa aneddoto, era stata bocciata la sua idea in riunione, mi mandò un messaggio, sono andato in riunione eh, e siamo riusciti insieme a farla passare. E quella è stata una meravigliosa iniziativa che tutti i tifosi ricordano. Eh, parlavamo in apertura di trasmissione eh, di come eh, ora più che mai sarebbe necessario spiegare a chi verrà. Inevitabilmente a ricoprire i ruoli vacanti che sono tanti a Trigoria, che cos'è la Roma? Che cos'è Roma? Che cos'è che cosa significa essere eh, romanisti? E quella è stata veramente una cosa da romanisti. Eh, quei biglietti per chi era stato a Bologna è stata veramente una cosa da romanisti. Abbiamo fatto tante cose ah, da no, romanisti, no. abbiamo fatto tante cose da romanisti. Eh... È stato un onore farle. È venuto facile. Da, da, è nato il romanista alla, al tour della Coppa in mezzo alla gente, per la quale anche su quello abbiamo lottato tanto. E, mh, incontrarli, migliorare le situazioni, coinvolgerli. Ecco, secondo me, io ci ritorno: coinvolgere il tifoso nella preparazione degli, delle, delle, dei progetti. È, è veramente determinante perché il, il tifoso non è scemo il tifoso eh, non è soltanto un innamorato al quale chiedere basta il tifoso sente proprio la Roma noi cioè, cambiamo umore se la Roma vince se la Roma perde se la Roma va male se, se succede qualcosa eh, c'è poco da fare gli altri non lo capiscono io adesso giro per il mondo eh, e tante volte parlo ovviamente parlo di Roma eh, ho segnato pure un paio di cose un paio di forza Roma a, a, ai, miei ah, ai miei capi e, e... e... O ritorno diciamo che eh, Roma soprattutto ma eh, in alcune situazioni in alcune zone del mondo si vive finisce realmente il, il, eh, il calcio e questo calcio eh, va capito e se noi capiamo che cosa significa la squadra di calcio per eh, il tifoso allora riusciamo a, a coinvolgerlo e, e a, a remare tutti nella stessa direzione Francesco io ti faccio un'ottima domanda poi ti lascio alle domande di Simone e, e Ruben però eh, io vorrei sapere anche qual è stato il rapporto con la città perché insomma nel, sotto la tua guida le iniziative che, hanno, che, che avete portato avanti hanno anche cambiato un po' il volto della città, io penso ai murales che sono cose che restano no. mi ha scritto l'altro ieri eh, Francesco Fiorini che e mi ha detto no. ogni volta che sì. passo a testarci e vedo il murales di papà mi metto a piangere e ricordo come ci siamo abbracciati Beh, diciamo che eh, lì si è trovata una sinergia tra le... i tifosi, ovviamente abbiamo coinvolto i club, abbiamo coinvolto la, la curva, era stata coinvolta già ai tempi del Covid, perché io amo ricordare che la curva ci aiutò a portare i pacchi d'ono, perché poi dice sì, si ricorda, si ricorda il video della... Si ricorda il video ah, della CNN che le, le apette portavano i pacchi d'ono, ma la curva ha portato la gran parte dei pacchi a, agli anziani, alle, alle persone bisognose, dei, ovviamente delle periferie. E, e quello è stato l'inizio dell'avvicinamento. Gente brava, tranquilla, che ci, dà, che ci ha voluto dare una mano. Poi abbiamo coinvolto ovviamente i club, abbiamo coinvolto le associazionismo, abbiamo coinvolto... Tante realtà che poi tutti insieme hanno remato e siamo riusciti a realizzare le cose. E quindi perché non dar merito a dei romanisti veri che hanno portato Roma e anche il romanismo nel mondo? Perché non fare un murale San Alberto Sorti? Perché non è Morricone? Morrigone? Perché non Allando Fiorini? A ah, Gigi Proietti, che è stato il primo. Quindi non, ovviamente dimentico anche tutti, Anna Magnani, ma ne abbiamo fatti 8-9 ed è bello passarci e ricordare ecco questo anche io ho un contribuito un pochettino quindi ehm, il romanista deve essere orgoglioso e Roma è nostra eh, o meglio scusate non vorrei essere frainteso però diciamo che a Roma il romanista è sicuramente di casa e girare per la nostra città e, e, e vedere anche anche a livello avere anche a livello visivo una delle immagini familiari perché il romanista è anche, è anche un, il signor attore. Il romanista è anche eh, un premio Oscar, eh, il romanista è anche eh, l'ebreo deportato. E poi, magari, con Rubens torniamo su quel progetto meraviglioso che abbiamo, che abbiamo portato avanti e che ha avuto un riscontro pazzesco da parte dei ragazzi. Perché se tu parli ai ragazzi con la loro lingua riesci a entrare nella loro mente e a farli riflettere. È tutta la chiave, però devi avere la voglia e, e lo spirito di sacrificio di, fare, di, 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 di compiere determinate azioni. Ruben. Bello. Intanto a... buonasera Francesco e grazie di essere con noi. Lo ha citato adesso, l'ultimo episodio che ha citato, ma io sono stato testimone con Francesco di altri episodi, andando in giro per la città con lui e con la Roma ad aiutare chi aveva bisogno, ma con il cuore veramente grande, giallo rosso come abbiamo. L'ultimo esempio che ha citato, prima di fare poi la domanda a Francesco, è stata proprio una scuola di, di tifo a romanisti e laziali, perché in realtà siamo riusciti a mettere allo stesso tavolo AS Roma e Fondazione SS Lazio, andare nelle scuole, nei licei, a raccontare, eh, Andrea e Simone, quella che era la sta, stata la storia di atleti che avevano vissuto eh, con le maglie della Roma e della Lazio prima della guerra, prima delle deportazioni e poi... Tutto questo era stato spazzato via dal nazismo, dall'occupazione tedesca. Eh, abbiamo e... parlato la scorsa set... due settimane fa abbiamo parlato, ci ha era... raccontato la storia anche di. Di, 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 di Welby certo, certo, e, certo, e certo, di Desisti. Non certo, nonno stesso, ma insomma, ripeto Andrea, qui di cose da raccontare ne abbiamo avute tante e come dice Francesco, andare a parlare ai giovani con la lingua dei giovani è una cosa che arricchisce noi adulti perché in realtà stiamo dando a loro, ma riceviamo da loro tanti input. E qui arriva la domanda, Francesco, eh, ricordando appunto con tanto ammirazione il tuo lavoro e, e quello che abbiamo fatto assieme. Tu sei uscito dalla Roma da, da qualche mese e hai intrapreso un'altra un carriera professionale, però il legame con Roma e con la Roma è indissolubile. Cosa sta mancando in questo momento dal tuo punto di vista? Ammesso che dal tuo punto di vista manchi qualcosa, dal punto di vista nostro sì, noi l'abbiamo detto più volte da, in trasmissione, cosa sta mancando in questo momento alla S Roma per ritornare a essere quel legame che lega il tifo a, alla società? Perché questo legame si è, si è spezzato, si è interrotto nelle ultime settimane. Allora diciamo che intanto premetto che io ho lasciato la Roma più di un anno fa ma perché ho avuto un'opportunità a livello internazionale enorme, eh, quindi non, ovviamente non l'avrei fatto per nessun'altra squadra, quindi è un'opportunità in, in alta finanza che, che ho voluto cogliere. E detto questo, eh, quello che noi abbiamo eh, realizzato era avvicinare la squadra alla città, interpretare la volontà del tifoso, eh, comprendere quali fossero le esigenze e, e cercare di soddisfarle. Perché la Roma può tanto la Roma è un'essenza un che ti sta dentro e che riesce a far fare delle cose fino anche a, a ridurre le emissioni di CO2 perché se dice al romanista di lavare la macchina l'auto anziché con l'acqua, la, eh, eh, ma eh, la lavi con una con una, una bomboletta spray con una schiuma e quindi non fai il tragitto per portarla al lavaggio. Sto facendo un esempio sciocco, ma poi nei numeri abbastanza importante. Il tifoso romanista ti segue perché il tifoso romanista si Fa eh, ti, ti segue, ti, 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 ti co comprende l'importanza e quando c'è la Roma è più attento. Ecco quindi questo è, è quello che noi abbiamo, eh, abbiamo fatto e che siamo riusciti a fare. Cosa manca adesso? Io non posso dirlo, non so dirlo, nel senso che eh, adesso è una situazione di transizione si sta riorganizzando. Eh, quando ho detto, quando sono andato via, ho detto che i Fritz erano la miglior cosa che potesse capitare alla Roma e ve lo confermo perché comunque sia sono persone serie, persone capaci persone che. Poi, poi in tutti i lavori si possono commettere gli errori non si possono commettere, a me non sembrano cose evidenti, abbiamo la nostra opinione su tante eh, situazioni ma eh, ripeto la Roma è della gente, quello che è importante è che si tenga sempre presente che la Roma è della gente che il tifoso non è scemo, che il tifoso tiene a, 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 a questa squadra come fosse una di sua proprietà, ovviamente, perché è di sua proprietà, ma come fosse un membro della famiglia, se non di più. E quindi bisogna comportarsi di conseguenza. Tutto qui, usare il cuore, ricordarsi che il cuore è, vive in simbiosi con la Roma. Non soltanto i risultati, ma con l'impegno, con la dedizione, con la voglia di dimostrare che. Siamo onorati a rappresentare la Roma, sia noi i calciatori sia noi i dirigenti. Io quando avevo la divisa Io della Roma la... eh, sono andato da mio padre al cimitero a fargli vedere la prima cosa che ho fatto è far vedere a mio padre la divisa della Roma. Quindi chiunque debba indossare quella Roma, a prescindere che siano romanisti o non, debba, devono essere orgogliosi di rappresentare la Roma. Simone? Ma innanzitutto a Francesco gli faccio tantissimi complimenti perché è un lavoro del genere e farlo non è facile. Quello che ti dicevo prima Andrea, questo è il vettore principale, una sinergia fra società e tifosi, ha detto bene l'anima sono i tifosi, il tifoso è, è intelligente, il tifoso non pretende, pretende solamente l'impegno, ma è, è partecipa a tutte le iniziative, quindi questo ti fa onore Francesco ti ho seguito anche se non ci conosciamo benissimo. Però questo è, da io parlo da ex giocatore, un, un impatto così importante come l'iniziativa di Francesco con i suoi collaboratori penso che sia fondamentale perché mh, dà anche più carattere ai giocatori, dà anche più responsabilità ai giocatori perché il tifoso va non solo per vedere la partita, la sente, la vive, la vive come se stesse in campo. Grazie. Francesco, parliamo anche un po' del... Di, di, ti posso rubare qualche minuto da tifoso eh, per chiederti un po' come stai vedendo la Roma, come hai visto la Roma in questi, in questi giorni. Intanto che impressione ti ha fatto la, la partita con l'Udinese, se l'hai vista? Abbiamo un problema, credo che Francesco si sia bloccato, forse un problema di connessione. E allora magari proviamo a vedere se... Eh, riusciamo a, chiedere, a, a far ricollegare eh, Francesco, Francesco Pastorella, che ci ha detto delle cose comunque eh, importanti che vale la pena sottolineare. No? Eh, I Fridkin sono la cosa migliore che potesse capitare alla Roma, questo già è, è un, un primo elemento che ci ha dato. Ecco, lo abbiamo di nuovo Francesco. Ecco Francesco, di ti... no, è, è andato. Eh, no, adesso non lo vediamo nemmeno più quindi vediamo se riesce a ricollegarsi Francesco dicevo, ci ha detto che i fritkin sono la cosa migliore che potesse capitare alla Roma, eh, sarei stato curioso di chiedergli anche cosa pensava di Lena Luco, però ho preferito evitare <ride> ma quello è un altro discorso per una questione diciamo di, di cortesia da, eh, da, da, padrone, da padrone di casa, vediamo se riusciamo Ci aspettiamo Francesco prego, un un proprio su questo, l'ho accennato al tribunale, ma lo voglio ripetere proprio per chiarezza e credo che Sarete d'accordo con me sicuramente. Le contestazioni vanno bene, ma le minacce ai bambini no, nella maniera più assoluta. Ammesso che ci siano state, perché le abbiamo raccontate, noi ovviamente non le abbiamo viste no. eh, eh, per fortuna. Però, nel caso in cui la cosa sia accaduta, in questo dobbiamo veramente ragionare. Che stiamo comunque sempre parlando di una cosa alla quale teniamo da morire, siamo affezionati, la seguiamo comunque in giro per il mondo con grande passione e grande cuore. Ma parliamo sempre di, una, di un gioco che comunque il calcio è un gioco. Poi per noi la Roma è qualcos'altro, lo sappiamo. però quando poi ci sono di mezzo le minacce, signori, fermiamoci un attimo. Stop. E a quel punto apprezziamo che la Soloquo abbia dato le dimissioni, ma non ci piace che l'abbia date per paura perché si sentiva minacciata. Questo non ci piace. Allora, vediamo tanto se riusciamo a Ruben Di vediamo se riusciamo a vedere se eh, riesce a ricollegarsi eh, Francesco, quantomeno per per salutarlo, perché hai parlato delle minacce, c'è un'altra cosa che a me non è onestamente piaciuta, non so se Daniele è in grado di farci vedere lo striscione eh, messo fuori dallo stadio eh, domenica scorsa Ecco, chiama la Roma entra mezz'ora dopo eh, per carità l'iniziativa della Curva Sud è stata rispettabilissima, però no, chiama la Roma ama la Roma, punto punto allora, Francesco Scusate, dicevo, scusate. No, su succede, succede. Eh, ti dicevo, come hai visto, se l'hai vista la prima di Juric cioè e come stai vedendo la Roma quest'anno in generale? Sì, certo che ho visto la, la partita, la vedo per tutto, e l'ho vista bene, l'ho vista molto bene. Ho visto pure una grande Roma il primo tempo con il Genova, ho visto una bellissima Roma con la Juventus, quindi non penso che ci sia nessuna bacchetta magica, penso soltanto che siano partite differenti. Auspico che la Roma vada sempre meglio e che vinciamo sempre, eh, ci mancherebbe. Eh, però ecco, ho visto ragazzi concentrati eh, e eh, se posso dire, eh, sacrosanto il diritto di protestare, sacrosanto il diritto di non entrare. Non mi sono piaciuti i fischi a prescindere perché io il tifoso della Roma, il, il gioco della Roma in campo non lo fischio, alla fine magari sì lo fischio. Eh, dimostrazioni prima e dopo, ma durante la partita ogni fischio non portava a nulla, non portava a nulla e devo dire a mio avviso che eh, i ragazzi della curva si sono comportati eh, in maniera oltremodo civile. Non ho sentito un insulto, non ho sentito nulla di offensivo. Una protesta legittima, perché ognuno ha diritto di protestare e di dire la propria e di esternare la protesta come vuole ma io penso che una protesta così garbata e così educata eh, era tanto che non si è dannega sui campi di calcio quindi dicevo a loro e eh, 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 rispetto a, a tutti i pensieri ovviamente ci mancherebbe chi è entrato, chi non è entrato, ognuno fa come crede però ecco, io il, tifo, il giocatore della Roma a prescindere non lo, non lo fischio Senti, da chi ti aspetti quest'anno che possa essere più determinante di altri? Non mi ridi bala pure te perché se sennò... no... No, sinceramente, no, non, non pensavo a Dybala. Io penso che Dovvic sia un bel cecchino. Eh, il gol che ha fatto è da centravanti vero. Eh, mi, mi aspetto l'inserimento di Gonè, perché mi sembra abbastanza. Eh, mi sembra un campioncino che comunque può dire la sua. E il, il gioco, io penso che, ci, che il gioco possa portarci a, a dei buoni, degli ottimi risultati avrei visto sempre avrei fatto giocare sempre Scharaui se posso ecco, stiamo parlando da tifosi no? io e Scharaui l'avrei sì, fatto giocare certo. avrei fatto il Scharaui di bala sulle eh, con Dobbik quindi 4-2-3-1 però ovviamente non sono allenatore faccio altro quindi sicuramente non avrei trovato gli equilibri ma quello gli avrei fatto Francesco io ti ringrazio per essere stato con noi questa sera davvero eh, grazie grazie di cuore grazie per quello che hai fatto quando sei stato a Roma e grazie per essere stato con noi oggi, grazie a voi. Grazie saluto molti, tutti. Saluto. e Ricordatevi sempre che quello che fa un manager lo fa in accordo con la società. Quindi, se io ho potuto fare delle cose, è perché la società me l'ha consentito e per i, i collaboratori e tutta la città che ci ha aiutato ci ha consentito di farle. Forza, Roma. Grazie, a Francesco Pastorella. Grazie, Francesco. Ciao. Abbraccio. Ciao. Ciao. Mandiamo la pubblicità, rimanete connessi. Con l'angolo della tattica su 100.000 voci. Allora Simone c'è stato questo cambio di guida tecnica tra De Rossi e Juri la scorsa settimana abbiamo deciso di non fare l'angolo della tattica perché abbiamo detto: no, aspettiamo di, aspettiamo di vederla la Roma di Juri, l'abbiamo vista. C'erano altre cose più importanti. Abbiamo che cosa ti ha colpito? Ma la cosa che mi ha colpito di più in assoluto è a prescindere dalla situazione di gioco e dalla formazione che ha fatto, mi ha colpito molto la pressione alta che abbiamo elencato ultimamente. Poi andate a prendere con gli esterni alti sia Sharavi che Selic, sono andati a prendere i terzini bassi a livello dell'area di rigore. Ho visto una pressione alta anche di Mancini, ho visto una pressione alta anche no, di Angelino. Ah, no, la stiamo vedendo in attacco. Ah, in attacco, in, in attacco. Riporta verso l'attacco. La cosa più importante è recuperare la palla entro i 30 metri, come diciamo al tempo dietro. Perché? Perché la riconquista della palla si fa qua, perché la porta, l'obiettivo è la porta quindi tornare indietro risistemarsi e fare 70 metri più altri 100 per ritornare verso l'area di rigore mi sembra dispendioso, ma la cosa principale è stata la pressione alta, la pressione dei centrocampisti la pressione degli attaccanti sia dell'attaccante la prima punta e sia di Di che è andato a sostegno comunque sia abbiamo attaccato con 4, cioè due laterali due punte, allo stesso tempo il centrocampista che si buttava dentro ho visto molto verticalizzare anche Pisilli un giocatore molto molto intelligente, una persona, un ragazzo che si butta dentro anche gli in inserimenti che legge prima la giocata ho visto una Roma molto più attiva nulla toglie perché eh, abbiamo visto anche con De Rossi ha messo lo stesso sistema, cambia solo la mentalità cambia solamente quello che è la voglia di intraprendere e di conoscere anche la, le soluzioni. Quanto è dispendioso popolo. questo gioco? Eh, questo, questo, volevo arrivare su questo e mi ha anticipato, bravo Andrea questo è dispendiosissimo, perché? Perché la pressione alta ti comporta eh, innanzitutto, gli esterni fanno un lavoro molto molto importante sia d'attacco che sia in fase di difesa per andare a raddoppiare gli esterni sicuramente avranno più chilometraggio a fine partita rispetto agli altri ma la pressione alta dipende anche dall'allenamento. Ho visto l'allenamento in tv e ha detto una frase importantissima, Iuli ci ha detto andiamo oltre la fatica. Andare oltre la fatica significa andare oltre l'ostacolo. E la Roma domenica è andata oltre l'ostacolo, raggiungendo la vittoria. Questa è una cosa importante, è determinante dal mio punto di vista. Allora, intanto eh, vi dobbiamo una precisazione, nel senso che eh, abbiamo annunciato ad inizio puntata la presenza di Guido Dubaldo, il presidente dell'ordine dei giornalisti del Lazio, purtroppo eh, impegni improvvisi eh, di natura professionale, a parte del nostro lavoro. Chi fa il giornalista non sa mai quando rientra a casa. <coughs> hanno impedito al presidente di essere con noi, eh, sarà nostro ospite, ovviamente, in, in futuro. Adesso ce lo deve, quindi avremo modo di disturbarlo eh, in futuro ma eh, non potrà essere con noi e dalla regia mi dicono che pure i ragazzi di notte Giallorossa che dovevano arrivare per concludere con noi questa puntata hanno avuto un imprevisto però li dovremmo avere giusto Daniele dovremmo avere il collegamento ma sta dietro alla gru, ecco che senso ragazzi sì, ma non li sentiamo però. C'è il bagno, c'è il bagno di là, quello del cantiere, del muratore. Ma, dai, ma sarà chiuso, sarà quantomeno. Che vuol dire? Il bagno è aperto o l'altro è chiuso? Eh, no, dice che è entrato. Ma no. che l'ha spaccata la porta? In due. Non so. Fai presto, dobbiamo andare. Fabrizio, in, onda, devi dobbiamo andare in onda Ma si se sentono rumori, cose... Come... Sì, non <ride> il tipo di rumori. non voglio un bustolo dentro. Non voglio sapere il tipo dentro. di rumore che state facendo. De Angelis. Eh, De Angelis, buonasera. Buonasera, dell'ambiente, ma buonasera anche a 100.000 voci. Questa grande, questa grande trasmissione appunto di De L'Ambiente con Andrea De Angelis, Simone Altobelli e Ruben Della Rocca in studio. Eh, ragazzi, noi abbiamo un piccolissimo problema, ma è minuscolo, minuscolo, oddio, minuscolo, non lo so, dipende da cosa sta succedendo cioè, nel sta bagno succedendo chimico. Il possibile, De Angelis. No, l'impossibile. Il possibile, l'impossibile. Ok, allora. Sì. Ecco, siete tre idioti. Io non so più che altro dirvi, tre idioti. Tre, due ne no, il le mani. Sì, alziamo le mani, chiediamo scusa, ma questa volta veramente non è colpa nostra, cioè nel senso tu devi capire, caro Andrea e cara 100.000 voci che siamo andati oh, questa sera a cena prima di venire dall'indiano, in da Camir Da Kamir, Camir, no, Camir. Via, Camir. <ride> amico, <ride> che... oh, ci ha fatto mangiare il Tasha sta ma... a il LORIDA! No, sono... e, e Fabrizio si è preso invece una cosa con l'uva. No, il problema e, di il Fab... caviale e, e qualcosa gli ha detto allora, dentro, il, allora, il allora, di, problemi di naturali esatto, eh. un po' come siamo a tenere l'ambiente, ecco esatto. diciamo. Che Fabrizio in questo momento sta come dire concimando l'ambiente oh, per dire <ride> 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 va a dire così, sì, sì se lo possiamo eh, dire, sì, sì, il... no, ma semplicemente so dire. perché, come al solito, lui è ingordo, è uno generoso, diciamo a tavole Generoso. Quindi diciamo che ha preso qualche porzione in più, possiamo dire molte eh, porzioni, molte in, porzioni più. in più e si è sentito poco bene. Siamo qui in questo momento aspettandolo per venire appunto su dell'ambiente a fare la trasmissione insieme a voi. Quindi ragazzi. De Angelis, diciamoci la verità, adesso non è sempre colpa ma nostra, è eh, eh, sempre eh, colpa vostra. Sta dietro al... Vorrei che escono i muratori e <ride> vengano <menù> a Fabrizio, <ride> che sa... gli sta intasando. Ma gli, ha preso, <ride> gli, ha preso, gli ha preso praticamente quel bagno, no? Quelli là che trovi in Kentucky, quelli di plastica. In in Kentucky, Kentucky. Qua, sì. Comunque, a, a proposito delle scorpacciate... No, eh, oh, vabbè, è... allora, noi chiaramente abbiamo fatto una scorpacciata dal, dal caro amico di Marco. Come si chiama, Marco? Camir. Camir l'indiano <ride> sì. buono 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 tutto, buono, tutto buono, ma buona anche la Roma di Iuric sì, lo sì. vogliamo dire? sì lo vogliamo dire però aspetta eh. prima di parlare della Roma di Juric, caro Andrea De Angelis ti ripeto perdonateci siamo un po' in ritardo ma io spero che insomma Fabrizio Corino Fortunati Prima o poi tornerà, ecco, perché si è sentito poco bene. Tornerà come una bestia e verrà da noi, verrà da noi. Allora, praticamente in effetti, caro Marco, tu hai perfettamente ragione, sì. perché noi abbiamo fatto una bella scorpacciata dall'indiano, soprattutto Fabrizio, direi. Oh, esatto, quello era, mamma, che... <ride> mamma mia. Va bene, però parla dall'altra parte, che la cipolla si sente. La cipolla si sente, caro Marco. Ma una scorpacciata di gol finalmente l'ha fatta anche la Roma con, eh, con la prima partita di Ivan Juric eh, sulla panchina appunto giallo rossa, un bel 3-0 importantissimo alla prima in classifica perché, perché l'Udinese era la prima in classifica, ora tu, tutti una quanti... Una partita in meno addirittura da giocare tu... che era quella con la Roma. Allora, tutti quanti ora andranno un attimino a denigrare o a ridimensionare questa vittoria della Roma con l'Udinese. Ma io vorrei ricordare che l'Udinese era la prima in classifica e aveva messo in difficoltà anche ottime, ottime squadre. Per esempio, aveva battuto la Lazio, per dirne una. Quindi non era così semplice. Poi, in un contesto ambientale complicatissimo, perché c'era la. La contestazione da, da Daniele De Rossi, appena esonerato, ecco. Quindi non era così semplice scendere in campo allo Stadio Olimpico e farne tre all'Udinese all sì, perché è stato un brutto, un brutto, dominio della Roma che ha praticamente annichilito l'Udinese, che è stata. In queste prime quattro giornate, la sorpresa del campionato sì, italiano. Sì, 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 sì. Insieme all'Empoli, alle non, non andiamo a pettinare le babole sì, come no, si. Scusate, no, 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 no. sì. che scettivano... eh, ho capito, però. Vi ricordo di che siamo qui. È inutile in. che andate eh. adesso a denigrare il lavoro della Roma. Perché questo, dell questo? questo che si chiama, si ah, chiama sì. Paperino. Eh, allora, scusate, eccolo qui. Eh sì, perché ho dovuto attaccare denigrare esatto, eh, adesso la prestazione della Roma, quella Roma esisteva pure con De Rossi, il problema è questo. Ma cambiare in 15 anni 13 allenatori è un po' troppo, io credo, perché non c'è stato mai un progetto a lungo termine. Perché serve veramente sempre un cambio di grotta di allenatore, di coach per arrivare a far vedere le prime partite, perlomeno, il vero valore della Roma. No, basta, basta, basta! basta perché a un certo punto bisogna. Però sembravi un momentino qualcuno ma non ti dico, <ride> sì, però, eh, non, ti dico non lo so nella mia testa funziona non in modo è, misterioso non, ma, ma non bello ogni tanto <ride> ecco, Comunque, detto questo la Roma riparte, la Roma ritorna in corsa verso i suoi obiettivi l'ha fatto bene l'ha fatto dominando, l'ha fatto con Dobbik che con gol Dol... Dobbik che ha fatto ragazzi ha fatto quello con... è un gol finalmente che va a esaltare tutte le caratteristiche dell'attaccante ucraino di Bala, segnato pure di Bala oh, e Baldanzi. Oh, ma, ma che problemi hai? Che problemi hai? Quando... Sì, ma stai calmo, stai calmo. Ah, Ti ripeto, no, siamo, ci, ci siamo fermati per aspettare Fabrizio, non c'entra abitato. Qui sono già aperti un po' di... Come dire, un cioè, po di terrati. ho visto, visto un po' di cinofoni, c'è cioè, la signora Camelia. Ma, Camelia. <ride> sì, Camelia. La signora delle camelie. No, so, no, La signora da. Camelia. La signora Rosanna Camelia. Rosanna, ecco, intanto... Un saluto a passano... Rosanna Camelia. Ma chi è? Eh, signora signore, ma come fai a conoscere? Ho visto i citò. Oh, che fai, lo stalker <ride> no, di citò? Non, non mi dire che ha citofono e si è scappato. Assolutamente no, ah, andiamo ecco. avanti. andiamo avanti. No, no, sicuramente è stata una partita molto, molto importante della, della Roma, che ha giocato veramente bene. Si sono visti, onestamente, i primi dettami de tattici di Ivan Juric. Una, una squadra molto interessante, ragazzi, sono contentissimo. Okay, che questa parte? Si sono visti alcuni sono visti. dettami, Hai ma si è visto veramente la gestione di un allenatore a livello mentale verso i giocatori si è gio ha giocato bene questa carta perché comunque si parlava tanto Iurice non era preparato per no, gestire una dire, grande squadra mm. ecco questo è stato detto e diciamolo diciamolo diciamolo. <ride> e eh, dovrebbero vergognarsi e, la e le skill <ride> di gestione quattro. emotiva di calciatori è una skill che un allenatore deve avere no no assolutamente sì io sono d'accordissimo con te mm. eh, però caro Marco ti voglio fare una domanda importante sì. ma con il modo che ora attuerà iva, Ivan Iva? Io no? uno come su ma quando gioca? Su lei giocherà su. Lei deve imparare un attimo a rendersi la sua zona di campo, deve imparare a giocare più con la squadra e deve stare più tranquillo su perché su lei è un grande talento e su lei è molto giovane. Per capire che è un grande talento, però deve lavorare, deve lavorare tanto come tutti gli altri. Devono lavorare tanto. Non si può più vedere un cambio di rotta dopo due anni dentro questa società. Bisogna arrivare a un progetto a lungo termine. Basta, basta, basta. Senti una cosa, allora io capisco che Mondred <ride> sarà arrabbiato nero con tutti i suoi ospiti lì in studio. Ragazzi, però ci chiama Fabrizio per fuori, sente a che punto sta in tutti i sensi. Surla! Fabrizio! Fabrizio, Fabrizio ti devi sbrigare! Ma sì. che è? Eh, eh, lasciamo perdere c'è in che senso vabbè arriviamo arriviamo ma come arriviamo eh sì è un problema all'interno del, del gabinetto non mi dire che si è chiuso, chiuso dentro no assolutamente no il problema è che la struttura sta per cedere quindi stiamo arrivando allora ragazzi eh? allora fermi tutti Andrea ten ambiente. 100.000 voci, mm. perdonateci, andiamo a salvare tutti, perché siamo eroi qui sì. oggi. Questa sera, noi invece che venire da voi in studio, non lasciamo indietro un Il nostro compagno. Un nostro compagno un nostro in vi faccio difficoltà. Sapete quanto saremo noi in difficoltà quando arriveremo lì? A tra pochissimo, a tra poco, no, arriveremo. Speriamo di arrivare. No, 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 noi arriviamo, preleviamo Fabrizio e siamo lì da voi. Forza Roma. Sempre forza Roma, e soprattutto un saluto affettuosissimo a De Rossi, perché noi vogliamo mandare un saluto sì, a De Rossi. Certo. Viva tutti i romanisti, viva dell'ambiente, viva 100.000 voci! Potrebbe eh, viva! Essere un, abbiamo... Potrebbe essere eh, una, una sviolinata, ma non lo è. Stiamo per arrivare. Aspettateci sì, perché siamo poco. lì a tra poco! Forza Roma, chiaramente! E eh, niente. E niente, che vi devo dire, eh, si confermano per quello che sono tre idioti. Però fanno parte della nostra famiglia, io li bene lo stesso. Eh, torniamo, torniamo un po' in studio, cerchiamo di tornare seri per quanto possibile dopo questa intemerata dei ragazzi di Notte Giallo Rossa che salutiamo, anzi eh, potete ascoltarli lunedì sera, eh, sempre a partire dalle 21 su Centro Sono Sport, quindi c'è questa partnership tra, eh, tra noi e loro. E, insomma, eh, Seguiteli se volete sentire qualcosa di un po' più serio rispetto a quello che ci hanno detto questa sera, però non neanche troppo più serio, va detto. Eh, questa è stata una settimana particolare, lo dicevamo in apertura di trasmissione, perché è stata anche la settimana e la settimana in cui eh, Dan e Ryan Strickin annunciano l'acquisizione dell'Everton. Ancora non è ufficiale perché, come eh, immagino molti di voi sapranno, eh, per acquistare un club inglese non basta semplicemente comprare le quote di maggioranza, serve l'approvazione. Eh, della, della Lega. Eh, quindi c'è questo passaggio amministrativo che, deve, eh, che devono sbrigare. Il Fritkin eh, deve essere valutata la loro solidità finanziaria. È eh, un pro forma quando si tratta di una proprietà come quella di, della famiglia Fritkin, ma eh, ancora non è eh, eh, un atto ufficiale. Di ufficiale c'è l'acquisizione delle quote eh, di maggioranza dell'Everton. Noi abbiamo chiesto ai nostri follower eh, sulle pagine eh, Facebook ed Instagram anzi ricordo di seguirci sia su Instagram che su Facebook, 100.000 voci eh, che cosa eh, quali ripercussioni può avere eh, questo, eh, questa novità, questo questa novità questa acquisizione eh, da parte dei Friedkin dell'Everton che cosa significa per la Roma? Allora vediamo alcuni dei messaggi che ci sono arrivati Ah, c'è Franco che dice l'annuncio della vendita della quota di maggioranza pa, 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 potrebbe avere implicazioni interessanti per la Roma, data la proprietà congiunta delle due società sotto la stessa holding. tuttavia va sottolineato che i Friedkin hanno sempre gestito i loro investimenti in modo separato e quindi un impatto diretto sulla Roma non è necessariamente ascoltato poi il messaggio è lunghissimo, vi invito a leggerlo se volete, ma insomma è lunghissimo ci sono anche altri messaggi, Alice magari, se riesci a leggerli tu grande presidente, ci dice Marco Belli Francesca Cagozza scrive? Eh, scrive. Sinceramente non credo che cambierà molto. Investiranno comunque e si affideranno al CEO di turno. Allora, i tre messaggi che abbiamo selezionato sono rappresentativi comunque di, di una maggioranza di tifosi che ha scritto eh, sulle nostre pagine Facebook. Eh, nessuno, almeno di quelli che ci ha scritto, si dimostra preoccupato da questa possibilità, anzi sono tutti molto fiduciosi. Ruben. Io rimango interdetto invece per il semplice fatto che è vero il calcio moderno ha portato anche questo tipo di proprietà e dobbiamo necessariamente fare a buon viso e a cattivo gioco. Io faccio ancora parte della generazione dei presidenti di Noiola, Franco Sensi, Rosella Sensi che erano tifosi ancora prima che presidenti. E noi tifosi non facevamo, abbiamo avuto pure Ciarabico in mezzo. Non ce lo dimenticavo. Non l'ho no. nominato eh, però Non l'ho <ride> eh. nominato io. È anche quello che presidente. No, il no, posto. ma ci sarei arrivato, Andrea. Sicuramente Ciarabico è stato proprio il credo tra questi mondi. E, e quindi nel calcio moderno abbiamo questo tipo di eh, proprietà che nel frattempo eh, fanno della, della finanza, anche dei, dei bilanci il loro modo degli, degli stati, dei nuovi stati, il loro modo poi di intraprendere eh, questo tipo di attività che è quella del presidente della società di calcio. Vedremo a lungo termine quali saranno gli effetti. Parlano di sinergie, sicuramente la sinergia con la Premier League potrebbe essere, se sfruttata bene, una sinergia importante. L importante è che la Roma rimanga il primo amore, il primo amore non va scordato e dimenticato, cari Fidicchini, perché altrimenti le cose non andranno come devono. Simone, tu eh, hai vissuto un momento in cui la proprietà della Roma aveva due club, proprio Franco Sensi. Eh, tu hai giocato per il secondo club della famiglia Sensi, per il Palermo. Eh, in quel caso le gerarchie erano chiare, c'era una squadra in Serie A, l'altra in Serie C, eh, che poi invece è stata promossa eh, in Serie B e successivamente poi è stata venduta. Eh, come vivono i giocatori questo tipo di sinergie? Io rispetto a Ruben invece la vedo una cosa positiva perché la Premier League è importantissima, allo stesso tempo ci può essere un, un collegamento, no? un, anche uno scambio, no? anche a livello imprenditoriale, anche a livello di gestione del club, quindi è una cosa positiva. Poi insomma sono dal mio punto di vista mi allineo anche a quello che hanno detto i tifosi, io ci credo in questi presidenti perché sono stati anche se si sentono pochissimo e si vedono pochissimo, però comunque sia, hanno investito molto, hanno risanato quella che era la società e gli investimenti li hanno fatti, perché anche quest'anno hanno speso moltissimo. Io l'ho vissuta in maniera positiva. Ti devo dire, ti faccio un, un piccolo inciso, ti dico che erano molto più presenti quell'anno, anche della Roma lo Scudetto, erano molto più presenti anche da noi i vari Franco Baldini, i vari Perinetti, c'era Lucchesi, quindi noi ci vedevamo ogni mese. C'era Massimiliano Cappioli, che era il capitano, e io, il vice capitano, andavamo da Sensi a Roma. E c'è stato anche un periodo dove ci siamo accordati con, eh, con il presidente per i premi, sia della vittoria del campionato del Palermo, e sia per la, per la vittoria dello scudetto, che quell'anno poi fece il bis con la vittoria dello scudetto della Roma e la. E la mh, e la promozione nei cadetti, per quanto riguarda il Palermo, quindi ci fu un'annata pazzesca, bellissima. Io penso che se, eh, se ci sono le persone giuste eh, dentro al club possono fare tanto, nel senso possono anche mandare avanti due società. Ti devo dire la verità, molto presenti, molto attenti a quello che era la causa e allo stesso tempo hanno investito molto sotto l'aspetto anche pubblicitario perché eravamo l'unica squadra eh, di Serie C che veniva permessa la diretta in America perché il Palermo ha molti, ha molti tifosi negli Stati Uniti quindi questa a maggior ragione di far capire la Roma è di, è di, di grande spessore e sono fiducioso per quello che sta facendo In quest'ora si parla con insistenza di Zbiboniak come direttore generale Simone? ma eh, qui sfogno una porta aperta perché io devo tutto a Zibi eh, so eh, me l'hai chiesto lo sapevo però eh, guarda mi emoziono ancora perché mh, nel 1989 io ero il capitano dell'Under 21 di Serie C della Nazionale e lui fece il corso a Coverciano e mi vide gli avevano dato un compito fatalità su 40 giocatori gli ero capitato io dovevo fare la scheda di un giocatore per la sua promozione al corso e fece una, una, una tabella su di me molto positiva e dopo un anno mi ha portato a Lecce, mi ha comprato prima la Samp e mi ha voluto subito a Lecce, quindi per me Boni è che ce l'ho avuto. Devo dire, a prescindere che mi ha fatto esordire in Serie A, sì, è stato il mio primo allenatore in Serie A, sì, però devo dire che è una persona di spessore, laureato, eh, parla moltissime lingue, è un uomo con una personalità spiccatissima è una persona che sa quello che dice, e non lo dice, sia da allenatore ma anche nei pensieri privati. e Ti dico anche un altro aneddoto carinissimo, che non, non tanto per me, però al mio risveglio, perché io ho avuto purtroppo all'esordio in Serie A, mi sono rotto il ginocchio e mi sono risvegliato a Villa Bianca davanti a Perugia a Mariani e la prima persona che ho visto c'era Zibi Bonic, quindi l'ho sentito l'anno scorso, e mi sono emozionato quando l'ho risentito dopo tantissimi anni, lo ringrazio ancora e spero insomma che faccia parte della Roma perché è una persona di alto livello sarebbe eh, bello anche ospitarlo se magari, sì, 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 si può fare perché io ho un ottimo rapporto con lui eh, allora ci proveremo Ruben, ah, guarda, io ecco, su Boniak avrei molta fiducia, intanto perché è un personaggio importante del mondo del calcio europeo, se non mondiale, l'ha dimostrato attraverso la presidenza della Federazione polacca esatto, di calcio. Esatto. È un uomo che conosce il calcio italiano, conosce il mondo del calcio italiano, cioè, conos conosce pure l'inconosciuto perché è stato un grandissimo giocatore. Conosce la Roma approfonditamente e devo dire che è uno di quei giocatori tra l'altro che All'epoca, quando era calciatore, si è fatto per perdonare quel peccato originale che era la no, maglietta era no, il non non la, vesti la vestita non. era il bello di notte da Roma, poi è diventato il bello giallo rosso e quindi va benissimo. Magari Boni e Andrea, assolutamente sì. A proposito di partnership, visto che abbiamo parlato della partnership con Notte Giallo Rossa, c'è un'altra partnership di cui siamo eh, terribilmente fieri, eh, che è quella con la Dream Euro Cup, l'europeo. Di calcio a 5 eh, per eh, ragazzi con eh, disagi psichici. La scorsa settimana abbiamo avuto un ospite, la prossima settimana ne avremo un altro. Sono in corso in queste, in queste ore, in questi giorni, e gli europei di calcio. Finiscono eh, venerdì, il, eh, il 27, al palazzetto eh, dello sport di Via Letiziano. La squadra italiana, eh, la rappresentativa italiana, si è già qualificata. Eh, si è qualificata al primo posto nel suo girone eh, per le semifinali. Abbiamo una clip che ci racconta un po' queste prime giornate, eh, queste prime tre giornate di, della Dream Euro Cup. La vediamo. Sì. con la pressione poi ah, arriva il vastus è troppo comodo abbiamo giocato bene abbiamo subito vai, poco vai, abbiamo vai, rischiato vai, vai, poco vai, vai, vai. abbiamo giocato bene quindi un buon inizio è sempre fondamentale iniziare bene e vincere la prima diciamo che la squadra che abbiamo incontrato oggi fisicamente era abbastanza dotata ma eravamo obiettivamente superiori quindi è stato diciamo l'approccio ideale perché già dopo una decina di minuti la partita si era indirizzata e quindi abbiamo potuto giocare tranquillamente provando un po' di cose e prendendo un po' di confidenza con la competizione. Non è stato facile per noi perché soprattutto siamo il paese che abbiamo messo proprio questa coppa in questa terra, però stiamo cercando di vincere ma come tutti sappiamo che quando un paese diventa host nation come dice in inglese non è facile per il paese quindi la prima partita all'inizio è stata un po' dura per me, anche per fare il gol non è stato facile per noi, però grazie a Dio sono riuscito ad aprire la porta, l'emozione era proprio, tutti hanno visto sul campo che ero, ero molto contento di aprire la porta per tutta la squadra, così tutti possono fare altri gol, quindi è andato bene per la prima partita, non sappiamo l'altra però. Per il momento siamo contenti. così. È andato bene, tutti siamo contenti, abbiamo giocato bene. Eh sì, sono forti pure, ma è il primo giorno, quindi non dobbiamo mollare, dobbiamo mettere di più pure per vincere, perché mai dire mai. Adesso pubblicità, rimanete connessi. Torniamo in studio, 100.000 voci, gli ultimi minuti a nostra disposizione, abbiamo parlato di questa importante iniziativa, la Dream Euro Cup, l'ingresso è gratuito, quindi chiunque volesse andare a vedere l'Italia, la rappresentativa italiana, giocarsi le semifinali e auspichiamo anche la finale, visto che siamo i detentori del titolo mondiale, in questo momento sarebbe bello fare la doppietta mondiale ed europeo, Ruben. Io sono molto molto orgoglioso di essere parte in qualche modo a livello mediatico di questa iniziativa perché questa grip che ci hai fatto vedere è molto bella sotto tanti punti di vista e io credo che dovremmo dare ancora più spazio a queste attività perché poi sono la linfa vitale della vita sociale e della possibilità di dare aiuto a chi ha bisogno in questo senso e, e viene molto facile e naturale farlo, quindi complimenti a loro che tanto stanno raggiungendo appunto la semifinale, hanno raggiunto la semifinale e Andiamola a vedere, riempiamo il parazzetto dello sport perché quella maglia azzurra con quel tricolore nel petto, che noi romanisti proprio vorremmo sulle nostre casacche giallo-rosse, credo che sia fondamentale. Complimenti anche alla squadra, eh, centra, questa è una, una cosa un po' più ludica: alla squadra mondiale di subuteo che è diventata campione del mondo eh, di subuteo, e eh, eh. avremo anche loro da, da breve. Sì, ma Simone, tu che lo dico ai ragazzi poi. No, volevo aggiungere altro, anche un'altra cosa. Io ho allenato anche la nazionale amputati per eh. Eh, un anno. Quindi, a breve l'avremo come ospiti sia l'allenatore, sia il capitano, e sia il presidente. Eh. Ecco. Quindi, eh, questo ha dimostrazione di come, ma del resto, chi ci segue già dalle prime puntate sa che vogliamo raccontare il mondo Roma, il mondo calcio a modo nostro. Eh, e a modo nostro significa, tanto ovviamente, senza. Eh, peli sulla lingua ma questo insomma eh, lo fanno in tanti e, o quantomeno dicono di farlo in tanti però sicuramente senza risparmiarci anche eh, incursioni eh, fuori eh, fuori dal campo eh, mm. sono forse una nostra prerogativa saranno una nostra prerogativa nel corso di questa trasmissione eh, la presenza mia e di Ruben in questo senso garantisce e giustifica eh, questo approccio che abbiamo deciso di dare a questa nostra trasmissione e per il quale non possiamo far altro che ringraziare eh, Teleambiente, il direttore Stefano Zago per averci dato anche la libertà di poter parlare di pallone eh, in questo modo, giusto, Ruben? Calcio e non solo. Calcio e non solo, assolutamente. Allora, mancano un paio di minuti, velocemente, l'Atletic domani sera, Ruben. È una partita, difficile, una partita difficile, il calcio spagnolo negli anni ha dimostrato di essere all'avanguardia, la nazionale spagnola vince gli europei con grande facilità, e tra l'altro portando alla ribalta tanti giovani, perché è un calcio giovane, fatto proprio da, da interpreti che vengono dalle cantere, quindi sarà una partita difficile, però io credo che sia un bel test, a parte Andrea è bello ritornare allo stadio a vedere l'Europa League. Ricordiamoci che noi abbiamo lasciato il cuore a Budapest e Budapest deve essere per noi quel pensiero per andare a riprenderci quella coppa che ci è stata scippata. E io spero che i nostri calciatori, qualcuno era presente in campo quella sera, eh, abbiano, abbiano in mente nel cuore che quella coppa deve arrivare a Roma. Ma io sono felicissimo per le coppe perché sono serate particolari, comunque sia e, e travolgenti per tutti. Comunque Io sono sicuro che la Roma farà un'ottima partita, anche se insomma, gli spagnoli, come dice Ruben, sono molto molto forti. E allora, noi torniamo la prossima settimana, mercoledì, sempre alle 21.10, sempre con 100.000 voci. Grazie a Simone Altobelli e Ruben Della Rocca, grazie. ovviamente. Grazie a te Andrea. Grazie, grazie a Alice Ricciardi, grazie a Alice. Grazie Andrea. Grazie ovviamente a Teleambiente, grazie alla regia, grazie alla produzione, grazie a tutti. Eh, noi, come detto, torniamo mercoledì prossimo e come sempre, Forza Roma! 100.000 voci, dentro l'Olimpico, scoppio, la Roma in campo, ogni passaggio è un lampo, il mister urla, schemi, tattica alla grande, sollevati al cielo, punizioni come diamanti, rossi in marcia, l'anima non si piega, ogni partita è guerra, ogni azione una preghiera, il Colosseo ci guarda, la lupa in prima fila, 100.000 voci, Roma è la regina, difensori roccia, attaccanti, saette, portiere che vola, parate perfette, 100.000 voci, l'urlo nella mia. Maglie piene di sudore con la lupa presente, tifosi in curva, bandiere al vento. Roma è un tempio, l'amore che sento, ogni cross, ogni dribbling, una promessa, centomila cuori per una fede che non cessa, centomila voci, canta la di impazzita, ogni tiro, ogni passaggio, la storia è infinita. Centomila voci, la Roma è una passione, danza sulla palla, col cuore in esplosione, centomila voci, il grido non si spegne, giallo rossi per sempre, il sangue che ci... Ehi 100.000 voci per favore potete risponderci c'è qualcuno?